Momento, buongiorno, onorevole. Buongiorno, buongiorno. Allora, che clima si respira? Ieri sera immagino tanta la paura, sono stati innalzati immediatamente i livelli di sicurezza in tutta la Francia. Sì, guardi, ieri sera la paura, ma direi soprattutto lo sgomento. La paura, certo, perché logico, è un fatto estremamente, come dire, è drammatico, veramente drammatico. E il paradosso è stato che è arrivata la notizia intorno alle 8, mentre discutevamo in una riunione proprio della relazione conclusiva dell'attività svolta dalla Commissione Speciale sul Terrorismo, il cui voto è previsto questa mattina in plenaria. E quindi stamattina è stata convocata ugualmente, c'è qualche rinvio, cosa succederà? La plenaria è regolarmente convocata per le 10, quindi c'è un rinvio rispetto al normale orario di inizio, che è generalmente alle 9, però diciamo l'attività parlamentare è prevista regolarmente. Non sappiamo però come potremo arrivare al Parlamento, perché appunto siamo rientrati in albergo stanotte alle 4, facendo un tratto in macchina fin dove è possibile e poi proseguendo a piedi, perché la città è chiusa, è bloccata, il centro è completamente chiuso, quindi c'è anche questo tipo di disagio che, per carità, diciamo, rispetto a quello che è accaduto, rispetto purtroppo alle persone che sono state uccise, ai feriti, è una sciocchezza, però ecco, dà l'idea di un clima di grande tensione, di grande ansia e certo di paura e di preoccupazione da parte delle autorità per ovviamente l'incolumità dei cittadini. Ma qual è al momento lo stato delle cose sul fronte del terrorismo? Insomma, abbiamo al momento diversi problemi che si seguono a livello di disordini, di scontri. Il terrorismo in questo momento, si può fare una fotografia, tracciare insomma lo stato delle cose in Europa? Guardi, è esattamente il lavoro che abbiamo cercato di fare con la Commissione Speciale sul Terrorismo e purtroppo quanto è accaduto ci ha dimostrato che non si può abbassare la guardia, perché fortunatamente non c'erano stati più da un certo periodo a questa parte degli attentati, ma evidentemente la minaccia è sempre attuale, il rischio è sempre elevato, perché il terrorismo radicalizzato purtroppo, ahimè, può colpire ancora, come è stato dimostrato ieri. Quindi occorre assolutamente che si adottino una serie di iniziative, soprattutto in fase di prevenzione, ed è questo lo sforzo maggiore che abbiamo fatto anche nella relazione, cioè iniziative di prevenzione che possano, ahimè, evitare conseguenze drammatiche, episodi drammatici come quello di ieri sera. È un enorme impegno, abbiamo lavorato con la Commissione per 14 mesi veramente in maniera intensa. E adesso, ecco, speriamo che, approvato questo documento, si possano davvero avviare delle iniziative che siano ancora più efficaci nel contrasto al terrorismo. Onorevole, una curiosità mia, ma appunto quando si parla di prevenzione nei confronti di un fenomeno radicalizzato, come si può intervenire? Guardi, purtroppo i fatti fino a quello di ieri hanno dimostrato che questi attentati sono stati posti in essere da persone che erano già cittadini europei, cioè persone presenti nel nostro paese, che nel nostro paese hanno vissuto, nei nostri paesi hanno vissuto, però purtroppo evidentemente non si sono integrati e questo ha portato verso percorsi di radicalizzazione. Ci sono interi quartieri, le banlieue in Francia, ma diciamo in tutte le città dei maggiori paesi europei ci sono interi quartieri dove ci sono cittadini di origine straniera, che forse noi riteniamo si siano integrati, ma evidentemente purtroppo non è così. Allora, il primo tipo di intervento che bisogna fare è quello di garantire una vera, reale, concreta integrazione attraverso una serie di iniziative di carattere sociale, attraverso l'inclusione nelle scuole, attraverso la possibilità di dare lavoro a chi è nei nostri paesi ma è di provenienza, diciamo, di origine straniera. Occorre lavorare molto sotto il profilo proprio dell'educazione, quindi nelle scuole, occorre lavorare moltissimo, e il fatto accaduto ieri lo dimostra, nelle carceri, perché verosimilmente l'autore dell'attentato qui a Strasburgo si è radicalizzato proprio nelle carceri, quindi abbiamo previsto una serie di misure specifiche in questo senso. Lavorare per intercettare e bloccare i messaggi, diciamo, di contenuto terroristico online. Queste sono per esempio, ecco, tutta una serie di iniziative di carattere preventivo, e poi sempre in questo senso
intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra tutte le agenzie. Esatto, le agenzie investigative, le agenzie di contrasto e ovviamente anche le autorità giudiziarie di tutti i paesi. Finora abbiamo visto che fortunatamente, comunque anche per un sistema di controllo in Italia, al momento c'è stato, non ci sono stati fatti così. L'Italia può costituire in un qualche modo un esempio da due punti di vista, da quello dell'integrazione a quello del controllo? Beh, guardi, sicuramente, infatti devo dire che nel nostro lavoro è stato dato ampio spazio all'esperienza italiana che io ho portato proprio nell'ambito della Commissione e del lavoro svolto dalla Commissione. Sicuramente nel nostro Paese c'è un livello elevato di prevenzione, un livello elevato, un'esperienza consolidata nel settore dello scambio di informazioni e della cooperazione, che viene dall'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia, che si è consolidata nel tempo e che rappresenta davvero un modello per gli altri paesi. E poi anche per quanto riguarda l'integrazione, il nostro paese ha cercato di lavorare molto bene in questo senso, anche se va detto che in altri paesi, la Francia, il Belgio, la Germania o la Gran Bretagna, questo tipo di immigrazione è più risalente nel tempo, quindi c'è un maggior numero di comunità di origine straniera che non nel nostro paese, dove, ripeto, comunque anche sotto il profilo dell'integrazione si sta lavorando molto bene. Grazie onorevole, buon lavoro per questa mattina, noi ci terremo aggiornati per capire come andranno le cose. Certo. Grazie ancora, buona giornata. Grazie, grazie anche a lei, buona giornata, grazie.